La ripresa c'è, ma i livelli pre-crisi non sono stati ancora raggiunti. Le assunzioni ci sono, ma sono i contratti atipici a dominare la scena. Questa è la fotografia scattata durante l'11° congresso provinciale della FIOM CGIL di Sondrio, svoltosi a Forcola. Sindacato metalmeccanici che sarà guidato da Alberto Sandro, 51 anni, 25 dei quali vissuti in fabbrica, a Ring Mill, come operaio e delegato. Raccoglie il testimone del segretario uscente Enrico Samarini, con il quale ha collaborato fattivamente. Uno dei temi caldi, il rinnovo contrattuale. Allora, il contratto nazionale è in scadenza nel 2019. Il contratto nazionale del 2016, che ricordo che è stato unitario dopo 8 anni di contratti separati, era un contratto, diciamo, sperimentale, che cercava di recuperare potere d'acquisto attraverso forme di flexible benefit, welfare aziendale, con l'istituzione del fondo metasalute, fondo sanitario dei meccanici a carico delle aziende, e anche con l'aumento della percentuale del fondo pensionistico Cometa. E cercheremo sicuramente di recuperare il potere d'acquisto dei lavoratori con delle forme salariali migliori. Tutti gli accordi vengono validati, devono passare attraverso il voto dei lavoratori, e abbiamo mantenuto il doppio livello contrattuale nazionale e aziendale. L'industria 4.0 avanza soprattutto nel metalmeccanico, ma a due velocità, come ha spiegato Alberto Larghi della segreteria regionale FIOM. Abbiamo sicuramente le imprese multinazionali, le grandi imprese, hanno fatto investimenti con le agevolazioni sulla cosiddetta industria 4.0, sulla digitalizzazione. Poi abbiamo il settore manifatturiero ancora, diciamo, fortemente caratterizzato da imprese piccole, familiari, che invece da questo punto di vista ancora fanno fatica ad accedere a questi finanziamenti, perché comunque comporta anche uno sforzo dal punto di vista economico.